Do un buongiorno agli ascoltatori, anzi a chi sta seguendo questa diretta sul sito di globalproject.info. Questo pomeriggio inizia questo racconto in occasione dei 110 anni della FIOM da Piazza 20 Settembre. Noi siamo qui, saremo presenti per raccontarvi queste giornate che prevedono un sacco di incontri e di dibattiti e sono già cominciate questa mattina. Un'occasione, oltre che per celebrare i 110 anni del sindacato dei metalmeccanici, anche per fare un po' il punto sulla situazione del paese, soprattutto insomma dopo le vicissitudini che abbiamo visto, quindi la questione della vittoria al referendum, le amministrative in diverse città che hanno segnato un po' il punto e forse c'è un vento di cambiamento che attraversa il paese. Io sono qui anche con Gianmarco De Pieri, sempre di Global Project, che mi aiuterà e ci aiuterà in questi giorni a sentire gli ospiti di questa manifestazione. E già stamattina c'è stato un primo interessante dibattito che ha aperto un po' questa 4 giorni dedicata alla FIOM e quindi alle lotte del movimento operaio dal Teatro Comunale a Bologna. Quindi io le voglio chiedere subito un po' come si è aperta questa giornata. Beh sì, si è aperta innanzitutto con la partecipazione di centinaia e centinaia di delegati e di ospiti in Teatro Comunale di Bologna, che hanno ascoltato le relazioni della Fondazione Sabatini, del segretario generale della FIOM Maurizio Landini, della segretaria generale della CGIL Susanna Camusso, di Ginzburg, storico, e di Revelli, quindi Marco Revelli, sociologo e professore all'Università di Torino. Direi che c'è un grande tema che connette tutti gli interventi ed è quello che the wind has changed, il vento è cambiato nel paese. Questo lo diciamo, come tu correttamente hai detto, sulla base di un dato misurato e preciso di 3 turni elettorali, no? Il primo turno delle amministrative, la conferma del secondo turno dei ballottaggi e soprattutto il dato referendario. Però al di là di questo, qual è la cosa interessante che stiamo cercando di mettere a fuoco, che ci diamo un po' anche come sfida per questi 3 giorni di Global Project, davvero un camp che faremo tra 20 settembre qui in centro a Bologna e a Villa Angeletti domani per la trasmissione di Michele Santoro. La sfida che vogliamo dare è indagare perché il vento è cambiato, c'è una genealogia precisa, a mio parere, a nostro parere, di questo cambiamento, che trova le sue tappe fondamentali nella straordinaria manifestazione del 16 ottobre a Roma nell'Assemblea di Uniti contro la crisi del 17, nell'incrocio fecondo tra movimenti universitari, o meglio, come piacciono dire, del lavoro in formazione precari, movimenti per i beni comuni e la parte migliore del sindacato italiano, come si è data il 14 dicembre a Roma, quando lì, badate, e si è cominciato a parlare di sfiducia a Berlusconi, laddove il Parlamento è stato stuprato, corrotto, comprato con soldo contante, lì invece in Via Nazionale, in Piazza del Popolo, si è espressa una sfiducia a Berlusconi che era costituente, cioè che immediatamente disegnava un percorso diverso. Questo è il movimento, la straordinaria giornata di febbraio delle donne, queste sono state, a mio parere, la genealogia di un cambio radicale dello stato di salute del paese. La sfida che ci diamo adesso è indagare se questa ipotesi è corretta e condivisa all'interno di questa bellissima festa nazionale della FIOM. Ma soprattutto adesso, insomma, e questo penso che stia molto a cuore alla redazione di Global e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, i streamer che ci guardano, è capire adesso come costruiamo l'alternativa comune, adesso come effettivamente possiamo diventare un progetto costituente per questo paese. Maurizio Landini oggi ha lanciato degli input che a me sono sembrati di assoluto interesse e che dicono: abbiamo una realtà, una composizione del lavoro e della rappresentanza del lavoro, dei contratti di lavoro che isola e separa. All'interno della Fincantieri abbiamo decine di situazioni lavorative contrattualmente differenti a parità di prestazione lavorativa, contratti, subcontratti, lavoratori migranti, lavoratori indigeni, in moltissime fabbriche, ma all'interno della stessa industria, quindi siderurgico, tessile, meccanico, vi sono lavori uguali, pagati diversamente, con uno statuto di diritti diversi.
E così anche, giustamente Maurizio ricordava, perché in Europa non possiamo pensare a un unico contratto dell'industria che apra una nuova stagione costituente dell'Europa? A parità di lavoro, parità di contratto e un'unica rappresentanza. Io credo che sia una sfida davvero bella che vada raccolta. Insomma, molti sono i temi quindi che tu hai messo a fuoco in questo intervento di apertura. Naturalmente cercheremo di inchiestare, di indagare un po' questi aspetti e che cosa tiene insieme, no? Tutto questo panorama che si sta delineando nel nostro paese e non solo. E quindi niente, tra pochissimo continueremo con le interviste, speriamo di avere ospiti, alcuni dei relatori che hanno parlato questa mattina, e quindi restate su globalproject.info. Grazie.